Amici di Batticuore, vi diamo qualche indizio per scoprire il nome della città, della cittadina che ci ospita quest'oggi. Ci troviamo nella città delle Clementine, nota naturalmente per la produzione dei suoi agrumi. Il suo territorio resta nella Gravina e quindi di conseguenza in provincia di Taranto iniziatevi a fare due conti. Il suo territorio, la cui origine morfologica presenta molte lame, è come? Come non sapete che cosa sono le lame? Le lame sono dei profondi solchi, ospita naturalmente dei corsi d'acqua. Le lame più famose sono la lama di vite, la lama d'uva, la lama di chiatone, la lama di calzo e la lama di lenne. Alcune di queste lame presentano un buono stato vegetativo, per altre è stata necessaria un'opera di bonifica. 8 settembre 2003, una data molto triste per questa cittadina in provincia di Taranto, lo ripetiamo, che visse una terribile alluvione. Qui nei pressi si trova una riserva importantissima, la riserva Stornara, che pensate ospita un antico pino che è il più antico d'Europa. Il suo nome scientifico è Pinus alepensis, lui è il pino d'Aleppo. Avete indovinato? Ma come no? Ci troviamo a Palacen o Polacen. Amici di Batticuore, puntata straordinaria di Batticuore a Palagiano. Allora, seguiteci. Alfonso Zambrano, Sergei Giglov. Comincia Batticuore a Palagiano. Corriamo, 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 corriamo. Argomento del giorno è un po' piccante, abbiamo voluto esagerare quest'oggi. Parliamo d'amore, ma parliamo anche di tradimento. Allora, la domanda che ricorrerà oggi sarà: se scoprissi un tradimento, cosa faresti? Ma... E tu, se scoprissi un tradimento, cosa... te ne andrebbe? Ma... Chissà, vediamo che cosa ne pensano a Palagiano. Se scoprissi un tradimento, cosa faresti? Niente, mi girerei di spalle e me ne andrei direttamente a casa. Dipende dove è il tradimento, se è in macchina, se è a casa, dipende, non lo so. Prima hai detto che niente, poi dici dipende. Non lo so. No, ma di azione non le faccio, Bravo. Non conviene proprio. Ma che... Perché non sporcarsi serve, le mani? Vediamo che mestiere faccio io, che ho un'arma grossa. Non ne parliamo proprio. Ma tu sei fidanzato, sposato? Sono sposato, ho due figli, uno in polizia, una ragazza quasi universitaria. La signora come si chiama? Agata. Beh, Agata, fai un bel videomessaggio. Ah, sì, lo sa che sono 40 anni che sto insieme, ti voglio bene e speriamo che stiamo sempre fino alla vita insieme. Allora, se scoprissi un tradimento... Beh. Che cosa faresti? Non lo so, non, sicuramente non reagirei bene. Per esempio? Per esempio andrei direttamente dalla ragazza con cui mi ha tradito. Dalla ragazza? Quindi non vai da lui, vai da lei. Lui dopo. Lui dopo, può aspettare. E lei che cosa facciamo? No, non lo so, veramente, adesso direi così, però magari mi rivolgerei a lui dicendo che va bene così. Evidentemente non era abbastanza contento. Vabbè, c'era bisogno di tradire. Dovete chiederlo a lui. Tu sei fidanzata? Sì, sì. E lui come si chiama? Cosimo. Beh, allora fammi un bel videomessaggio a Cosimo, vai. Se scoprissi un tradimento, che cosa faresti? No, pure a me. Se scoprissi un tradimento, che cosa faresti? Tu che cosa faresti? Forse perdonerei, dipende dalle circostanze. Interessante. Tu? Lo ammazzo. A lui? Sì. E lei? Anche. No, vabbè, non istighiamo la violenza. Però una cosa più moderata? Non lo so. Ma tu sei fidanzata? Allora, ti è mai capitato di parlare di queste cose? Sì. Lui? Aiuto. Vi volete bene, voglio dire, no? Beh, allora, falli un bel videomessaggio. Favolo. A lui, e digli una cosa. Come vuoi dire?
Allora, sentiamo. Se scoprissi la conoscenza di un tradimento, lo cosa ho fatto? Sì, aspetta, aspetta una alla volta. Allora, vai. Allora, tu come ti chiami? Giussi. Vai. Piacere. Ciao. Piacere. Allora Giussi, che è successo? Allora l'ho scoperto, ci siamo lasciati tramite telefono, non mi ricordo, lo vado cercando. Ancora? Ancora, perché non si fa trovare perché ha paura. Vabbè, io ti esorto a stare tranquilla, perché vuoi mangiare. Vabbè, io sto tranquilla, però sai che cos'è? Che prima o poi la... Ma no! No! Come tu no, e sì. Poi adesso sei disposta a innamorarti dal capo? Come? Sì, è certo. Allora la nostra trasmissione si chiama Batticuore. Sì. La guardo. Benissimo. Sì. Allora noi ci facciamo un giro a Palagiano, ti diamo l'opportunità di cercare qualcuno che ti possa interessare e se questa persona è disposta a giocare te la presentiamo. Sì, Palagiano. Dove lo vogliamo li fare? Li conosco tutti. Tutti. Li conoscete tutti. E, sì. E dove lo vuoi fare? E che ne so, in un paese. E qui a Palagiano stiamo. Sì, va bene, ok. Lo vuoi fare? Sì. Vuoi giocare con noi? Ah, allora l'abbiamo trovata. Giussi gioca con noi a Batticuore. Sì, adesso convinciamo pure le amiche così. Dai, devi, magari ci togliamo la sfida. Allora, Giussi, ascolta. Tu sei motivata, forte, convinta. Sì, anche cosa? Non dico di giocare a Batticuore. Sì. Sai come funziona? Sì. Allora, tu adesso... Facciamo un giro, troviamo un giro, qualcuno. Tu te ne vai con le tue amiche in giro, sì, eccetera, eccetera. Noi ti seguiamo a debita distanza. Sì. Appena c'è qualcuno che ti interessa, tu ce lo indichi. Sì. Senza dire niente. Noi lo avviciniamo, gli chiediamo se è disposto a giocare con noi. Naturalmente, poi te lo presentiamo. Va bene. È andata? Sì. Oh, quasi forte. Tra un attimo, Giussi a Batticuore. Seguiteci. Allora, io mi chiamo Valeria, sono amica di Giussi e Giussi è una brava ragazza, bella e ha un carattere abbastanza forte, quindi ci vorrebbe un uomo che riuscisse a tenere testa al suo carattere e ai suoi modi di fare. E purtroppo è stata sfortunata in amore, quindi spero che, diciamo, con questo gioco possa succedere qualcosa di nuovo per lei. Non si fa passare nulla, non ha peli sulla lingua, allo stesso tempo è dolce, però con le persone che se lo meritano. E è una grande amica, parlo per me, è una persona rispettosa, questo. Ne ha visto uno sulla moto, andava almeno 200 all'ora, amica. Sergio, perché non ti sei messo a correre dietro? Vabbè. Supponiamo che, aspetta, scopri un tradimento, ecco. Oh, Jenna! Gennaro, vieni qua. Non lo sa dire. No, niente. Cioè, sei fidanzato? Sì. Allora, come si chiama la ragazza? Maria Assunta. E beh, fanno un bel video messaggio, Maria Assunta. No, che video messaggio? Lasciamo stare. Va a vedere in TV, proprio. No. Scopri un tradimento, che fai? Mollo tutto in un attimo. Basta? Sì. Meglio così. Finisce tutto, logico. Bravo, ciao. La maglia viola. Davanti al bar. Davanti al bar, però sta non davanti al bar, a fianco, il negozio che c'è. E sta nel negozio? No, fuori. Fuori dal negozio con la maglia viola. Sì. Voi due aspettate qua. Vieni, Sergio, te la senti correre? E vieni.